Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra carriera giocatore con Kunnispa. L'ultimo episodio è andato male, sì raga, molto male. So che avete messo sicuramente qualche dislike per il Kun non informissima, ma sono sicuro che in questo episodio ci rifaremo. Purtroppo eravamo usciti dall'ultima partita con un piccolo infortunio, però non è arrivata neanche l'email dell'infortunio, quindi secondo me il mister ci farà giocare quasi subito. Ecco qua, infatti, giochiamo subito col Sassuolo, altra nostra ex squadra, cioè squadra del canale, non tanto di Kunnispa, perché il Kun non ci ha mai giocato, però allenava, perché come ben sapete io infatti sono un allenatore e giocatore, come mi ha scritto uno di voi in un commento, sono un giocatore allenatore, guido le moto, sono un investigatore privato. Raga, cominciamo, basta perdere in chiacchiere di cazzate. Cominciamo immediatamente, partita col Sassuolo, siamo in casa, le maglie vanno bene così, tempo sereno, gioca il Kun. Il vostro Kun, tutto pronto, un bel pollice in su, forza Roma, forza Kun, e lasciate un bel hashtag qua sotto. Vamos! Dall'Olimpico di Roma per la prima partita di oggi, Roma-Sassuolo. Voglio guardare la classifica perché è molto importante, anche se non sbaglio, nell'ultimo episodio avevamo visto alla fine che eravamo terzi. Non ricordo, adesso lo vedremo. Ecco qua le squadre che entrano in campo. Vediamo se ci fanno vedere subito la classifica per cui voglio iniziare a giocare. La capigliatura vi è piaciuta veramente tanto e io spero che inizi a portarci anche un po' di fortuna. Non ci fanno vedere la classifica e si comincia, quindi buona partita a tutti. Forza Roma. Pjanic, il Kun purtroppo è andato a recuperare palla a centrocampo, è rimasto indietro. Quadrossi, la palla di Florenzi per il Kun col destro deviato, palla alta. Dodò, il Kun fa il movimento, la palla in mezzo, Kunnispa al volo, la parata di De Feudi. Ma che portiere è? Non l'ho letto. Giuro, ho sparato, ho detto una parola a casa. A casa, a caos. A caso. Defendi. Ok, era De Feudi. Perché ho detto De Feudi? Boh. La palla per Sansone. In area. Sansone! Salvataggio di De Rossi sulla linea. Poi la palla per Kunnispa. Dopo il passaggio di Pjanic, il Kun può andare. Ne ha 5 attorno a sé. Il Kun serve Pjanic. Larga la palla per Florenzi. Florenzi. No, servimi l'anno prossimo, Florenzi. Il Kun prova a entrare. Kun, magia! Fallo? No, non è fallo. Kunnispa di testa per Pjanic. De Rossi, dentro per il Kun, la porta avanti, la fa scorrere, poi Dodò, la palla dentro per il Kun, palazzone irregolare, Kunnispa botta, difende ancora, oh la palla lì, ma perché non ci va nessuno? La palla la chiede dentro il Kun, prova il movimento, Kunnispa, per De Rossi, palla alta, De Rossi, per il Kun, prova la botta, viene bloccato da Antei, Viviani, d'esterno, la palla per Dodò, il Kun prova a girarsi, la palla sul destro! Palla fuori deviata anche, deviata. Dai Pjanic, mettila bene. Cross dentro. La palla, che schifo di cross. Allora, calcio e punizione. C'è Belotti comunque che si è appena fatto male. Nel Sassuolo il tiro, mamma mia Sansone che punizione. 1-0 Sassuolo al 62esimo. E il Kun ancora non segna, la Roma ancora gioca male. Avevamo cominciato alla grande il campionato, ma adesso. Dai, oh! Ma davvero, è imbecillo. 2-0 Sassuolo. Al 69esimo. E ancora non tiriamo. Niente. Dai. Perdiamole tutte, raga. Perdiamole tutte. De Rossi, c'è il buco dove c'è il Kun. Servimi, bella palla. Io tiro come viene. Ma vaffanculo, che piedi di merda. Che brutto mancino. Partita vendutissima, se solo è sul 3-0 al 79esimo. Va bene così. Comunque ha fatto un gol impressionante. Impressionante. Di Turbo non ha ancora toccato palla. Che gol ha fatto? Guardate. Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? L'ha messa nel culo a noi. 3-0. Jajic per il Kun. Guardate, sono da solo. Sono da solo. Dai dall'altra parte. Servilo. Mettila dentro, Turbe. Kunnispa. Vai cazzo. Prendi sta cazzo di palla. No, prendi la palla. Volevo fare risultanza bella ma non la faccio. Ma che cazzo fai? Prendi la palla, idiota. Ma dai. Dai. Almeno il 3-1. Almeno abbiamo segnato. E possiamo dire che la prima partita è iniziata bene per noi. Almeno un gol l'abbiamo fatto, dato che nello scorso episodio eravamo a quota 0. 3-1 all'89esimo. Mamma mia. Viviani dentro per il Kun che la fa scorrere. Kunnispa. Prova la botta. Che fucilata.
3-1 per il Sassuolo. Grande partita della Roma. Mister, non farmi giocare perché io Belotti contro la Roma perché giocava nel Sassuolo. Infatti si è rotto il legamento crociato anteriore. C'era scritto nelle notizie. Brutta roba. Mi dispiace un sacco per il Gallo, anche virtualmente, ma mi dispiace. Allora, gioca contro lo Spartak Mosca e Jovetic al nostro posto. Vinciamo 2-1, quindi siamo tranquilli perché passeremo il girone. Giochiamo contro il mio passato, contro la mia terra. Aia, che male. Giochiamo... Mi fa morire, raga, ma quanto è bello con quei capelli. Siamo in casa, tempo sereno, andiamo a giocare. Roma, Palermo, Forza Kun. Speriamo una bella partita, non dico altro. Dall'Olimpico di Roma, Roma, Palermo. Carriera giocatore contro videocarriera. Chi vincerà non si sa, magari finisce in pareggio. Allora, siamo quinti in classifica, 26 punti, mentre il Palermo è ottavo, 22. Quindi sta disputando un ottimo campionato anche il mio Palermo. E direi di andare subito a cominciare la partita senza perderci in chiacchiere. La classifica l'abbiamo già vista, le tifoserie sono pronte a darsi battaglia, anche se c'è amicizia tra le due tifoserie. Possiamo immediatamente cominciare. Inquadrato Lanini, che gioca nel Palermo. Eric Lanini, che adesso Virtus Entella, se non sbaglio. Dovrebbe essere la Virtus Entella, sì. La squadra di Chiavari, la Virtus Entella. Ci siamo, si gioca. Comincia, lui è arrivato il secondo cartellino giallo e dunque fuori. Espulso Daniele Rossi per doppia ammonizione. Grande. Bravo Dani, proprio da furbo far quell'intervento. Poi gli ha tirato una nasata sul parastinco. Espulso De Rossi. Nainggolan in avanti per il Kun. Poi da solo, guardate, deve far tutto da solo, salta un uomo. Condispa, poi torna indietro, aspetta i suoi compagni. Serve Nainggolan che prova ad andare, il belga. Nainggolan dentro per il Kun. Deve saltare Munoz. Lo salta, va fino in fondo, la mette dentro. Non ci arriva nessuno. E finisce qua il primo tempo, 0-0 tra Roma e Palermo. Ma è la Roma adesso in inferiorità numerica. Andiamo alla ripresa. Oh! Ma sono immobili in difesa. Il dio del calcio batte il calcio d'angolo. Morganella naturalmente. Morganella la mette fuori. Munoz. Occhio il tiro, la traversa del Palermo e poi la rete di Tosun al 68esimo. Palermo passa in vantaggio. La Roma non c'è, raga, non c'è più. Sembra scomparsa dai. Sembra essersi dimenticata i meccanismi che facevamo fino a pochissime partite fa. 1-0 Palermo. Durbe dentro per il Kun. Kun dispa di testa. La parata di Viviano. Poi Kun dispa va a recuperare palla. Nainggolan per il Kun, che prova la botta a giro. La parata di Viviano. Dai, dove siete? Fatevi vedere. Devo andare a riprendere palla io. E vai. Nainggolan dentro per il Kun, che la stoppa. Prova a girarsi. Se la porta però sul destro, che almeno è il suo piede. Va fino in fondo. Prova la botta. La parata di Viviano. Niente da fare. Per la Roma perde. Vince il Palermo 1-0. Complimenti alla mia squadra del cuore che batte la Roma. Però speravo un risultato diverso. Data così. Altra sconfitta per la Roma. Andiamo alla terza partita. Maglie. No, usiamo la nera che è un sacco che non la uso. Non è questa la nera. Questa è la nera contro la bianca del Toro. Tempo sereno. Florenzi, Dodò. Tutto pronto. Forza Roma, forza Kun. Dai, raga, carichi, carichi anche voi con il pollicione. Dai, che mi aiutate anche voi. Dall'Olimpico di Torino, quest'oggi, Torino-Roma. Terza partita di questo episodio. Davvero, dobbiamo segnare, raga. Non ci sono più scuse. La prima abbiamo segnato un gol e basta. La seconda niente perché abbiamo perso. E adesso, col Torino che ha 15 punti, 16esimo. Dobbiamo svegliarci. Pjanic col tacco per il Kun. Kun dispa. Prova a tagliare il campo. Può andare. Non si fa vedere nessuno. Il Kun la piazza col mancino. Shhh, guardate l'esultanza paura. Guardate l'esultanza paura. Non è questa. Ho sbagliato tasto. Baffanculo. La rifarò dopo. Spero di segnare però. E vediamo il Kun col mancino. La piazza lì dove il portiere non può arrivare. Ottavo centro stagionale per noi in campionato.
Occhio! Subito! Subito annullata il nostro vantaggio, subito, al sesto minuto. Il pareggio del Torino. Saviet. Segnato proprio lui, il bomberissimo. 1-1. Nainggolan in avanti per il Kun. Dai che la prendi. Dai che lo salti. Puntalo. Numero. In aria. La bomba. Esultanza, esultanza. Corri, corri. Corri là. Ma perché chiedi scusa? Ma non me la fa. Non mi fa l'esultanza bella. Che palle. Ma non chiedere scusa. Sì, chiedo scusa perché stiamo giocando di merda in queste partite. Quindi chiedo scusa. E qua è un gran capolavoro di Gundispa. 2-1. Arriva il fischio dell'arbitro. Calcio di rigore per il Toro. Ma che rigore è? Ma che rigore è? Ma cosa vi siete inventati? Ma cosa vi siete inventati? È difficile che i giocatori si accusino di un fallo. Ah, va bene. Lo dici tu. Sanchez Migno contro Trapp. Godiamoci questo calcio di rigore. Siamo al 45esimo. Adesso Stefano Borghi per voi. Al 45esimo. Torino-Roma. Vediamo se Sanchez Migno riuscirà a trasformare questo calcio di rigore di Sanchez di per il Torino. Sanchez Migno la traversa, salva Trapp. Poi confusione. Questo è il gol che fa la parità. Aspetta. Ok. Io non ho fatto niente. Ma avete visto? Cioè adesso impazzisce anche la moneta carriera. Con questi bug. Ma che cos'era? Cos'era? Raga, cos'era? Guarda. Come l'ha presa quando era per terra? Non questo. Che comunque sono tipo basavano col, si basavano col collo. Ma quando era per terra? Bah, 2-2. Poi è fallo. La palla arriva ancora al Kun che ci prova a giro col mancino. Alla alta. Romagnoli, Dodò, Gundispa. Mi sono strappato mentre calzavo, no. No, mi sono strappato mentre calzavo. Dimmi che non c'è il cambio. No, volevo stare in campo ormai, mancava pochissimo. Manca pochissimo. Dai, e Pjanic, ma quando ci metti? Pjanic la butta dentro sul primo palo, la prende Wagner. E finisce qua. In poche parole è entrato Jovetic e non ha toccato nemmeno un pallone. Non è ancora finita. È finita. 2-2 tra Roma e Torino. Buona partita, finalmente siamo ripresi anche con le occasioni da gol. Abbiamo fatto molto meglio che il Torino. Abbiamo giocato veramente una gran gara. Sono sicuro che nel prossimo episodio faremo ancora meglio. Valutazione 8.8. 88. C'entra Stepney. 8. Quanti 8? È pieno di 8. Allora ragazzi, anche questo nuovo episodio è finito. Andiamo a guardare la classifica perché siamo ancora... No dai, sesto posto. Abbiamo però una partita in più rispetto a Palermo, Milan, Samp, Udinese, tutti, quasi a tutti, raga. Allora, potrebbero sorpassarci sia il Milan che il Palermo, quindi arrivare all'ottavo posto. Però comunque potremmo riprenderci, raga. Alla fine il terzo posto è soltanto 3 punti. E... mentre, sì, dai, è a 8 punti il secondo posto. Non male, dai, possiamo rifarci davvero. Diamo un'occhiata alla classifica marcatori. Siamo secondi alle sfide di De Petris, attaccante dell'Inter. Poi c'è Tosun del Palermo, Muriel, Connor, Tevez, Lanini, sempre del Palermo. Poi Sau, Inglese, Rangel, Zubas, Mertens, Paloschi, Pettemek, Babacar, eccetera, Taider, Caligiuri. E così così. Comunque siamo secondi, anche se non stiamo segnando così tanto, però siamo sempre lì vicino al primo posto, perché sinceramente voglio anche rivincere il titolo di capocannoniere. Allora ragazzi, adesso il video è finito, io vi strachiedo un'altra volta di lasciare un bel pollice in su, un bel commento rispondendo alle domande che farò alla fine del video. E se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i preferiti, passate il link sotto in descrizione per seguirmi su tutti i social e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!